I tifosi escono da San Siro, l'Inter batte 3-1 la Cremonese, una partita che i nerazzurri meritano di vincere, ma la sensazione è che in fase difensiva ci sia da registrare qualcosa, perché la Cremonese le sue occasioni le ha avute. C'è stato del turnover da parte di Inzaghi, ha avuto delle risposte, alcune positive, altre un po' meno. Andiamo con i migliori e i peggiori. Migliori, Barella, gol clamoroso, il suo assist per il terzo gol di Lautaro, è il migliore in campo per i nerazzurri insieme a Çalhanoğlu, colui il quale fa l'assist allo splendido gol di Barella, ma non solo, perché sono tante le sue buone giocate. Da sottolineare Dumfries, che sulla fascia destra è veramente sempre uno stantuffo, tecnicamente magari sbaglia qualcosa di troppo oggi, ma la sua presenza è molto molto importante. Le note negative: Dzeko gioca una partita oggettivamente brutta, spreca un paio di occasioni, la sensazione che sia molto appesantito e un po' in difficoltà appunto dal punto di vista fisico. E poi ancora Skriniar, oggi alcune situazioni veramente sembra quasi deconcentrato. L'Inter concede qualcosa, spesso capita dalla sua parte, anche qui può capitare una partita, no, speriamo si riprenda presto. Sicuramente l'atteggiamento molto offensivo della squadra non aiuta il terzetto difensivo. Da sottolineare anche la prestazione di Correa in negativo. Correa fa il gol facile facile, tap-in dopo il tiro di Dzeko e la ribattuta di Radu, ma il resto della prestazione di Correa è altamente negativo, sbaglia tantissimo e spesso si fa anticipare. Andiamo quindi a ricapitolare: i migliori sono stati Dumfries, Çalhanoğlu e Barella, assoluto migliore in campo. Prestazioni negative invece per Skriniar, per Dzeko e anche Correa, nonostante il gol che sblocca la partita. In attesa delle due super sfide, il derby e poi la partita col Bayern Monaco, l'Inter vince 3-1, riesce anche un pochino ad amministrare le energie, ma la sensazione è che adesso servirà qualcosa di più.